Salve a tutti ragazzi, sono Masterbit, siamo qui nel canale di Nostalker Gaming, qui con Giambattista Corvo, secondo posto all'LDS a Silea, e eccoci qua con questa deck profile. Raccontaci un po' la lista che hai portato e poi facciamo un report. Ho portato BAPK e ho fatto 4-1 in Svizzera, sono arrivato secondo e ho ricevuto l'invito alla finale, purtroppo in top 8 ho perso subito. Però comunque l'invito lo davano i primi due in Svizzera, quindi ho avuto l'invito, l'importante era quello sostanzialmente. Ok, passiamo alla lista. Allora, giocavo una tour, vabbè standard, tre terror, troppo forti e Tacheto. Reparto via giocavo tre Skarm, un Barbar, i poveretti Ciregraf limitati, Alic ci sta uno ora anche perché... Puoi giocare un ratio di BA molto ridotto, visto che alla fine, beh, è uno. Kalkab, che è forte, Libic, tre Farfa, che sono fortissime. E questo era il reparto BA, 12 BA. Poi giocavo i PK. Questa volta ho scelto di giocare i PK perché secondo me dopo la ban, siccome Beatrice è uno, serve un altro motore. Quindi ho pensato i PK sono la scelta giusta. Giocavo due Clock, tre... di quelli che si portano special e un palo. Bellissimo da pescare, Globs. Sì, troppo forte. Vai, poi giocavo le spell, giocavo tre Twin Twister. Questa è una scelta che non so se rifarei, penso dopo quel torneo di portarlo a due, perché è molto forte, sì, però contro Blue Eyes non è eccezionale e c'è di meglio. Poi giocavo Foolish. Giocavo una pod e tre allure come peschine. Perché giocavo una pod? Perché ne ho solo una, purtroppo sono povero. E le altre non le ho trovate al torneo. Ne avessi tre, ne giocheresti tre. Sì, troppo forte. Cioè, è rischiosa, ma allo stesso tempo è una carta quel più uno veramente. Aumenteresti troppo... il ratio dei mostri oppure lasceresti così? No, aumenterei magari le trappole. I mostri li lascerei anche così. Magari qualche entrap da provare. Ecco, poi giocavo trappole, giocavo due anti-spell e gioco la terza di side, giocavo tre spade, come Solenni giocavo warning e tre strike, e il terzo non c'è perché me l'hanno prestato. Poi passiamo all'estra. L'antispell la giocheresti 3 per di main oppure ti vanno bene così 2? Forse la introdurrei, devo vedere, può essere che anche che la introduca a 3, è da testare più che altro. Comunque è stata forte per non ne hai sentito la mancanza? Della terza no, sono più forti Solenni a dire la verità secondo me. Poi Exisa giocavo, cioè estra giocavo una Beatrice perché purtroppo è 1. Tre Dante, ecco, sui tre Dante non lo so perché sono molto forti, però ora ci potrebbe anche provare a giocarlo a due, da testare, però va bene tre per il momento. Poi giocavo come target di Bea, giocavo un Pellegrino e un Virgil. Giocavo Virgil nonostante non giocassi Rubik perché secondo me contro Blue Eyes questo è molto forte, di conseguenza con Bea riesce ad avere accesso a lui e veramente rimischiare le pietre e così via, fortissimo. Due break che sono state una delle carte più forti del torneo perché ti tolgono praticamente tutto, i bittoni sono veramente troppo forti. Poi c'è Rebellion, gioco un Legare, che questa carta è fortissima, forse dopo il torneo lo porterei addirittura a due perché ti aiuta con le risorse, ti fa fare F0 easy, è veramente tanto forte. Un F0 che come sempre rimane la best card contro i bittoni che il mazzo magari non tira giù. Un Grand Pulse che è abbastanza forte, uno di questi che non fai mai ma cioè, ti potrebbe servire. E poi giocavo questi per togliere i mostri scomodi in difesa. Ok. Poi la side, anche qui faresti delle cambiamenti, qualcosa? Forse è da provare, giocherei due Dante e due Levier, però è da provare. Poi side deck, giocavo tre Reaper contro il Mirror, giocavo poi due Max C sempre contro Mirror, e va bene. Poi giocavo anche due Flying. Perché il main deck non è così, non è sto granché il mirror match, di conseguenza mi serviva riequilibrare un po'.
Poi giocavo due Corvo di Anti, uno perché è la mia carta, due Corvo di D. perché è forte contro Blue Eyes, quindi ci sta. Due di questi perché sono fortissimi, anti tutto, tolgono proprio tutto. Poi giocavo la terza anti-spell per i mazzi pendoli e anche Blue Eyes, quando, soprattutto quando parti primo contro Blue Eyes è fortissima, e giocavo tre tifoni contro, quando vai primo o secondo contro i mazzi pendolo, Kirin Deck anche se è uno. Ci Bene. sta. E allora, Adesso cosa... parlaci un po' del report, i mazzi che ho beccato. Allora, al primo turno ho beccato Metamorphosis puro e ho vinto 2-0. La prima sono partito con Beatrice, 7-2 Solenni, di conseguenza era già vinta. E la seconda, pur essendo partito non proprio bene, sono riuscito a ribaltarla, perché anche lui non aveva avuto sta grande partenza. Quindi, ecco, ed è arrivato poi in top 4 il ragazzo. Al secondo turno ho beccato Hiro, quello combo combo con i Malicious untore, e la prima la vinco io perché parto con Bea e le 7 dietro, quindi non riesce a ribaltarla. La seconda parte Law Omega e vince, e la terza parto di nuovo Bea 7-3 e perde ovviamente. Allora, terzo turno non ricordo cosa ho beccato. Quarto turno becco Zaramella che giocava Bia puro. La prima ho fatto una pot, però è stata una pot sfigatissima perché mi ha bannato tre farfa e Mirror senza tre farfa non si può giocare. Inoltre lui aveva startato con Max C, quindi già era andato in plus. Diciamo che se avessi avuto farfa lì avrei vinto, però va bene. La seconda avevo sudato tutte quelle entrappe e non ho visto niente, purtroppo lui mi vede doppio Max, Ray Jackie, Enemy e vince. Poi quinto turno ero 3-1, dovevo vincere l'ultima per entrare e becco Master Beat. Ovviamente. E contro di lui, diciamo, ho visto apparecchio bene. La prima sono partito di combo con le ghiere e tutto. La seconda sono partito di combo e riuscito a ribaltarla con Slumber e Vanity Fiend, però alla fine io sono stato sopra lo stesso. Bene. Quindi questo era il report. Passate per la nostra pagina, North Stars Card Gaming. Lasciate un like. Grazie anche Fabio Castello perché mi ha prestato alcune carte che mi mancavano. Ci vediamo al prossimo video e ringrazio anche TGC Market e Magic Warrior che ci sponsorizzano. Ci vediamo al CCG del 2 ottobre. Like, Bella a tutti. commentate come sempre. Alla prossima.